Siamo ad un, a che ti sembra, siamo ad un livello di allarme o di pericolosità superiore ai limiti consentiti. L'indice di prevalenza a Chieti è elevato, l'indice di pericolosità è elevato, i contagi si stanno avendo particolarmente nell'età scolare. Pertanto, a fronte di tutto questo, la mia decisione di continuare a tenere chiusi gli asili nido, gli asili d'infanzia e le scuole di pertinenza comunale, quindi le elementari e le medie, fino al 3 aprile, in ossequio all'articolo 43 dell'ultimo DPCM governativo.